sono fatti miei e che non voglio ricordare. Avevo un sogno. Scrivere. Io scrivo sorprendentemente bene, sapete? E così ho deciso di cominciare con il giornalismo. Se è vero che le notizie a volte possono essere anche costruite, allora quanto ci raccontano i personaggi di Smith & Wesson, rivisti dall'occhio registico di Brunella Caputo, può tradursi in storie vere di uomini e donne alla ricerca di un riscatto. A dar loro una scena ed un'occasione per parlare il piccolo teatro del Giullare a Salerno. Il tutto nasce nel chiuso di una stanza dove una coppia di truffatori e falliti incontra una giovane giornalista alla ricerca di quella notizia che le cambierà la vita. In questo spettacolo, costruito con il sapiente uso del ritmo, il concetto dell'incontro va a tessere la tela della storia. Poi ci sono loro i personaggi che trovano in Andrea Bloise, Renato Del Mastro, Teresa Di Florio e Cinzia Ugatti la giusta rappresentazione come in un gioco di equilibri che solo un bravo circense riesce ad offrire. Allo spettatore è richiesto solo di lasciarsi accompagnare in quel mondo surreale che non dimentica di toccare le corde del cuore e di quell'umano sentire troppo spesso inascoltato. Ancora una volta Brunella Caputo ha puntato su Virna Prescenzo per le luci e le musiche ed ancora una volta si è dimostrata una scelta vincente. Un grido soffocato tra la gente come strozzato. Salì in alto fino a non pesare più nulla e poi ricadde nel fiume. Ma se ci penso mi viene in mente una cosa lentissima, come di certo non fu. Il tempo diventa strano in certi momenti e c'è una sorta di eternità in ogni dettaglio. Da bambini il mondo è così. La botte di un balzone.